Oh, allora dai che ci prepariamo il caffè insieme. Sono le 12:10, fa un caldo becco, è umidissimo. C'era una bella nebbia questa mattina alle 5 lungo la valle del Tevere, tra noi e l'Umbria. Io ne metto 3. Questa sarebbe una latierina, che a me torna tanto comoda come zuccheriera. Ci vuole il caffettino, tutta me la fo fuori, tutta. Allora, sì, ci sono in preparazione dei tutorial, sapete, i miei, molto alla buona, come lo farebbe un'amica ad un'altra amica. Già, aspetta che ti dico questa cosa qua, magari ti può servire. Ecco, li sto preparando, li faccio, li cancello, li metto lì, dico, mo ci torno, perché sono un po' spompatella. Continuo con la mia passione sotto i piedi. E cosa si fa quando si sta così? Niente. Si fa il minimo indispensabile, ci si muove ogni tanto, si cerca di nutrirsi con cibi nutrienti, anche leggeri, alla vostra. E alla mia. La cosa buona è che non mi deprime, che non mi abbatto, che mi vengono tutti questi sudorini. Sono ancora piuttosto in déshabillé, con la mia camiciola da notte estiva. Siamo passati proprio l'estivo. Ho deciso che oggi toglierò il piumone e metterò la trapunta, però, E trapunto un bottitino. Sono passata al mio kimono delle colazioni in terrazza. Il mio kimono. Questo lo prendemmo quando. Sono a Parigi con Camilla nel negozio dove lavorava all'epoca, nel 2009, lavorava in un negozio di Yamamay, in aeroporto a Ciampino. E allora di cosa chiacchieriamo? Chiacchieriamo di formelle. Allora io ho fatto un po' di cose per una sorella che poi le mette insieme, le appiccica le cose. Vabbè. E mi ha scelto lei, mi ha mandato del filato che aveva lì, le piacevano quei colori, c'era sto filato che io non trovo proprio adatto. Una volta che lo si vede lavorato fa anche la sua figura, però è veramente un filato complicato, si spettina, si divide, si apre, non è proprio il massimo con l'uncinetto. È molto lenta la lavorazione perché per riuscire a far passare interamente il capo senza tanti sciufolamenti, ci vuole attenzione. Quando dico che si spettina, vuol dire che essendo talmente slegato, i punti rischiano di avere alcuni fili più fuori rispetto ad altri, cioè no, di non avere il punto bello regolato con il filato ben disposto. Vediamo, ma è facile che capiti, tipo qua, vedete? Vediamo se riesco in questo punto. Dove ce l'ho? Qua, ecco qui, vediamo, non so se riuscite. Vabbè, da queste parti c'è un punto un po' più sciofelento qua, ecco. Sciofelento vuol dire spettinare, e spettinà vuol dire spettinato nel mio dialetto spezzino, spettinà e sciofelento. Ah, anche qua, vedete, anche qui è un angolino, c'è un ciuffino. Allora, mia sorella non mi ha chiesto una mattonella nello specifico, mattonelle che potevano diventare una cosa, un'altra e un'altra ancora. Mi verso ancora un po' di caffè che lo voglio bello, bello, mi piace bella piena, sì. Adesso ho sta spatola di, ma scusate, sposto st'arma, che è la mia. Allora, ho fatto sta spatolona. Ieri ho un po' di piante di aloe. Noi ci siamo accorte, Camilla si è accorta che le nostre aloe non amano il sole diretto, non a lungo, e pativano all'esterno. Quindi lei, che era in bagno, l'abbiamo messa qua. In bagno adesso abbiamo le orchidee. E l'abbiamo messa qui perché al mattino riceve il sole diretto, proprio il primo sole. E io tanto sposto la tenda, insomma, scendo, apro la finestra, faccio fare bagni di aria e di luce a tutta la casa. E l'altra l'abbiamo messa di fronte alla finestrella dell'ingresso, è piena di figliolanza, tra l'altro quella. Vabbè, insomma, ieri ho tagliato una spatola di quella nell'ingresso perché una mia vicina, una delle mie amiche delle uova, come la chiamo così,
si è bruciata tutto un braccio buttandosi addosso del brodo bollente. E con tutti i suoi rimedi sono arrivata anch'io con la spatolona di aloe. Cara aloe, Camilla ama le piante succulente, ma anche i fiori. Ha una casa, a me sta diventando una serra. Le abbiamo salvato la Medinilla. Camilla è in fase di trasloco da dove abitava prima a dove abita adesso. E quindi, insomma, questa Medinilla è rimasta qua con me, che la fioraia che ce la regalò disse che è spacciata, questa Medinilla è spacciata, io te la regalo, però sappi che secondo me è proprio spacciata, perché c'è un periodo tremendo di grandinate improvvise, geli e tutto un po', e invece la Medinilla sta benissimo, Camilla le ha trovato il suo posto, ormai è rimasta con un unico fiore pendulo, con tutti gli altri che gli escono fuori. Cercatela su internet, la Medinilla, è bellissima quella pianta. Così come disse a me del mio elebro, guarda, nello strasconto, perché ormai la fioritura è a termine, mi ha fatto fiori fino a tutto maggio, primo giugno, adesso l'ho un po' spolpatello, gli ho tolto i rami secchi e sta bene, sta sotto l'albero delle farfalle che sta diventando enorme, ha sete in continuazione, devo trovare un vaso più grande, lo devo svasare, mi sa anche se è in pieno fiore. E mettergli più terra. Ieri l'altro è stata giornata di fertilizzanti, ma anche ieri io poi uso il caffè, i fondi del tè, metto in un, sapete quelle i porta uovo di Pasqua, ce n'ho uno fisso sul lavello dove metto di volta in volta le bustine usate di tè verde e tè nero, anche aromatizzate, mica gli fa niente, aggiungo acqua fredda, quindi prosegue quell'infusione fredda. Intanto il cloro presente nell'aria evapora, nell'acqua evapora, ci vuole una giornata. E poi tutti quei tannini che si depositano fanno bene alle piante, la acidificano un poco. Invece per l'orchidea ieri sera ho fatto proprio con l'aceto, ho preparato tutto il suo bagno di immersione con acqua e un ml circa di aceto di mele agomisso, vuol dire ci ho messo, e stamattina ho fatto l'immersione, in effetti sta proprio meglio, perché la spruzzettavo sempre un po' verso queste radici aeree, però ho imparato come riconoscere quando l'orchidea ha sete. Funzionato il bagno di immersione bene, però devo cambiargli il suo sottociotolo. Ebbene, e quindi torniamo alle formelle. Allora mi arrivò questo insieme di gomitoletti di Cotton Line della Drops, che sinceramente sono accattivanti i colori, ma è veramente difficile a crochet il filato. E mi sono accorta, rete, che anche qualcun altro che fa dell'ottimo crochet ha trovato la stessa cosa, cioè si fa la sua figura se siete attenti, perché se no proprio una volta fatto, però anche no, è troppo lento, no, va bene per i ferri, ma anche no. Poi 50% cotone, 50% acrilico, perché lo fa un po' più leggero nel suo volume, però è talmente tutto difficile. E va bene. Allora, con queste formelle, in questa gamma di colori che non mi corrisponde attualmente, perché sappiamo, vero, che abbiamo i periodi dove ci sentiamo di più, propendiamo verso una colorazione piuttosto che un'altra, a parte che di solito tendono sempre a essere quelli, i miei sono il blu e il rosso, belli decisi, un bel punto di blu, il bianco in estate in assoluto, il giallo, ultimamente il giallo, poi anche anni fa, tra l'altro nel ritratto che mi fece Francesca Bellati a bottega, mentre stavo tessendo, indossavo proprio un lungo abito di lino giallo, un bel punto di giallo, non proprio limone, e Il giallo mi dà carica, come il rosso. Poi ho la gamma dei verdi e mi piacciono tantissimo i verde lime, i verdi acidi, ma anche i verdi pieni. Nel verde mi sento bene. Difficilmente mi vedrete del nero, io non amo il nero. Sono stata tentata ieri, oddio, non mi ricordo come si chiama quell'amica con la quale ebbi uno scambio piuttosto acceso, mi dispiace, non l'ho più letta. E
E tra l'altro non mi arrivano le notifiche dei suoi, perché è un canale che seguo, ma da tanto che non mi arrivano le notifiche, ma non mi arrivano le notifiche delle persone che seguo di più, me le devo andare a cercare, tra l'altro, ma io non capisco. E perché sì, è vero che sopra al nero ci metti un po' tutto se è un calzone, però veramente a me il nero deprime, lo vedo bene da sera mi piace molto il nero. E ieri sono stata tentata, di prendermi un calzone ampio di lino nero, ma io lo volevo blu e dico perché mi devo accontentare e prenderlo nero? Non lo voglio nero, lo voglio blu. E come a quel famoso magazzino, ti piace la borsa gialla? Prendi quella blu. Ti piace il carrello giallo? Prendi quello blu. Ma se mi piace giallo me lo dai blu? No parole. Insomma. Mi piace la mia tazzina Richard Ginori col riccioletto col fiorellino. A me tanto. La che sai è un'asta. Un'asta online. Ma un'asta strana. Allora, io quando ho abitato nel comune di Pomezia, ho abitato in campagna, in un villaggio, sulla Laurentina proprio. Eravamo proprio sulla Laurentina. Però la mia parte, la mia via era proprio interna. Avevo una dirimpettaia simpaticissima, veramente erano tre dirimpettai simpaticissimi perché in quell'appartamento vivevano madre, figlia e nonna, figlio e nonna. E allora hanno avuto per tantissimi anni un'azienda che produceva bandiere. Esistono le aziende in Italia, adesso è tutto all'estero. E poi sono passati alla ristorazione per aeroporti e alla pasticceria, insomma. Avevano il laboratorio non tanto distante da lì e mi arrivavano certe robe ancora calde perché passavano da Marinella e Marinella mi chiamava dal giardino. Io arrivavo dalla nostra separazione, io avevo ancora le siepi abbastanza basse e lei era un po' più bassa di me come casa. Lore, corri, corri. Arrivavo di corsa e c'erano queste torte della nonna, queste creme, queste all'epoca erano molto glutinose. E cremosa e latticinosa, ma tante torte, tante cose veramente buone. Poi quando sono calde, che non bisognerebbe mangiare, ma sono più buone. Ma a volte veramente mi allungavo anche dei arancini di riso fritti da Dio. La mamma, allora Marinella lavorava in uno showroom di non mi ricordo chi a Roma, un noto stilista. La mamma pensionata, molto anziana, stava a casa tutto il giorno, camminava con difficoltà, intanto ci trovavamo nei giardini, la facevo chiacchierare, non se ne accorgeva, ma io facevo su e giù per il mio giardino e lei faceva su e giù così camminava. Bisogna un po' aggirare gli ostacoli qua a quelle persone anziane, così come quei bambini, uguale. E insomma, non mi ricordo il suo nome, mannaggia. E allora lei mi diceva che passava il tempo al fresco. Erano fresche le nostre case, erano case nuove, la nostra era l'ultima fatta e la nostra quadrifamiliare, veramente, insomma, erano fatte abbastanza bene, devo dire, belli infissi. Stava al fresco e poi arrivò il caldo. E trascorreva il tempo a guardare certi canali dove facevano queste aste di gioielli, cose per la casa, cose così. Oh, aveva convinto mia nonna, perché mia nonna aveva la televisione anche nella sua stanzina, perché noi l'avevamo nella sala hobby, c'erano due rampe di scale da fare, lei mi aveva già ruzzolate abbastanza spesso, dico anche no, nonna, tanto io non c'ero mai alla televisione, ma veramente mai. La sera se c'era un film, no, no, no. E qua infatti non la guardo, non ce l'ho. E quindi insomma le due beduine, che mia nonna soffriva un po' tanto di demenza senile, però era presente, insomma, aveva i suoi momenti così di sbandamenti. E allora aveva convinto mia nonna a seguire. E allora mia nonna diceva: oh, guarda, vieni a vedere, c'è questo qua. Insomma, ha voluto una volta comprare un completo per Camilla, un completo letto. È bello, devo dire, ho fatto un conto sui materiali e cosa doveva, questa te la appoggio e gliela comprai. Poi ci furono queste tazzine. Erano solo quattro, ma le trovo deliziose, mi piacciono da morire. Ho un'amica che non la sopporta. Non è una porcellana bonciaina, però è una bella porcellana in un bel colore. Poi mi piace il fiorellino qua. E mi piacciono queste tazze un po' così, un po' aperte. E quindi prendemmo queste,
Prendemmo una tovaglia che ho tuttora meravigliosa, tinta in filo, quella che uso soprattutto a Natale, è uno scozzese a quadrotti, molto bello quei tovaglioli, io amo i tovaglioli di tela, anche se in questa casa ancora qualcuno sbraita, tipo mia figlia, a parte che me li porta da Tiger, molto carini, tematici, ma mi piace quando apparecchio che ho ospiti, preferisco i tovaglioli di tela, a volte uso anche i centrini come tovaglioli, sono pure un po' vecchiette, più mi piacciono. E, ecco cosa ho scoperto alla televisione. Cos'altro ci acquistammo? No, manco me lo ricordo, ma no, poche cose perché bloccavo mia nonna, perché dalla parte di là c'era un'accumulatrice seriale. Io avevo una nonna con qualche problema psicologico, psichiatrico e geriatrico. Non era buffa comunque mia nonna. E insomma, conobbi quelle cose lì che poi sono tipo le aste, quelle di come si chiama? Mi viene in mente YouTube che non c'entra niente, su eBay. Ho partecipato a delle aste eBay, mi sono accaparrata un po' di cose, ma più che altro cose per me, i filati, adesso non ci penso neanche. Ma poi ci abbiamo Lollo Crea che ci dà tutte le novità che vogliamo, ci permette di giocare. Allora, veniamo a noi. Allora, quando noi abbiamo desiderio di fare delle formelle, scegliamo i filati a secondo dello stile della formella. Se la formella si manifesta con una parte centrale molto, molto delicata, molto lavorata, molto lace, molto pizzosa, affinché rimanga misura formella, ci sono delle misure più o meno standard, più o meno. Poi dipende da cosa vengono usate, come vengono usate queste formelle e che dimensioni poi, se sono delle composizioni, dobbiamo raggiungere, perché il calcolo non è semplice e quindi abbiamo bisogno di filati sottili, di filati magari molto ritorti. Poi a seconda dello stile della formella avremo bisogno di filati morbidi, molto, io li chiamo cascanti, dolci, oppure tosti, tesi, oppure abbiamo bisogno di filati gonfi. Ci sono formelle che sono deliziose e manifestano il loro disegno con i colori solidi, quindi le tinte unite, mentre in altri casi si possono anche adoperare dei filati sfumati nel breve tratto, perché altrimenti si rischia di creare confusione. Si possono utilizzare dei moulinet di tanti colori, quindi dove ci sono dei fili per tutta la lunghezza del filato, dove ognuno manifesta un proprio colore solido ed è un effetto diverso dallo sfumato. Poi ci sono i filati tinti in stampa, sono argomenti che io parecchi vocaletti fa avevo già trattato, e i filati tinti in stampa si manifestano con dei tratti di colori diversi, dei tratti più o meno lunghi, a volte sono dei tratti regolarissimi e brevi, di pochi centimetri, a volte anche di uno solo, oppure sono anche tinti stampa in maniera irregolare dove le lunghezze variano, quindi che ne so, un centimetro un colore, due centimetri un altro centimetro un altro ancora e poi un altro per due, un altro per sei, ecco, varia tantissimo. E di solito i filati così si utilizzano per creare le cornici o i motivi di fondo. Quali sono i motivi di fondo e quali sono le cornici? Allora, partiamo da questa formella. Allora, questa formella al centro ha un fiore. Intorno, ecco qua, questo è il colore di fondo. È un colore di fondo, non partecipa, diciamo, non è il proseguo del motivo centrale, è proprio un motivo di fondo. Poi esiste la cornice. Questa è la cornice, in questo caso la cornice è lunga perché queste due mattonelle dovranno coprire un oggetto. E, oltre alla scelta dei motivi, quando abbiamo già in mano una gamma di colori e quando abbiamo anche un certo quantitativo, se non ci interessa li usiamo concentrandoci su altri particolari e su altre
vabbè, lasciamo particolari, ma se dobbiamo produrre il più possibile, quindi avere più formelle di una certa misura, e quindi dobbiamo badare alla scelta dei motivi, a quanti cambi colori facciamo nelle stesse formelle, e perché? Perché i cambi colori implicano un avvio e una chiusura, e abbiamo due codine. Le codine sono un grande spreco, a parte la perdita, cioè l'impiego di tempo per bloccarle, ma sono dei grandi sprechi di materiale. E tra l'altro non possiamo neanche lavorare con codine risicate perché poi ci manca l'appiglio che contribuisce soprattutto in partenza, appena lo si inserisce il nuovo colore, al mantenimento della tensione anche nei primi centimetri della lavorazione. E quindi dobbiamo scegliere dei motivi che siano adeguati, che si esaltino con i colori che abbiamo a disposizione. Ecco perché ho scelto un motivo floreale, ora poi vi faccio vedere gli altri. Ecco perché ho scelto un motivo così traforato, l'ho scelto anche in virtù di quello che dovrà andare a completare. E anche perché ho scelto come cornice, non so, vabbè, la maglia bassa perché mi stabilizza la formella che è molto forata e rischierebbe di andarsene un po' per i fatti propri. Rimane bella tesa al centro, si evidenzia il fiore che dà un effetto tridimensionale. E il fatto di aver realizzato la cornice con una maglia bassa presa di costa mi ha permesso di contare su un allungamento di una dilatazione, diciamo, della cornice. Quindi ho realizzato una cornice fitta, ho ottenuto un motivo decorativo che è la costina in rilievo e anche ho potuto contare su questo spazio che sembra poco, ma nell'economia di un lavoro poco non è. Questi millimetri di allungamento, questo mi agevolerà anche la persona che dovrà assemblare dove dovrà assemblarla la mattonella, perché in questo caso la chiamerei è un'unica mattonella, ecco, e potrà contare su appunto una mattonella abbastanza compiacente e comunque ordinata. E per evidenziare le due presenze, le due mattonelle centrali, ho dovuto riflettere anche su quale tecnica di cucitura, di assembramento utilizzare. Assembramento, scusate, bevo il mio coffee. E perché a seconda di come le cuciamo, noi rischiamo di avere una formella più stretta. Anche lì ci serve, una volta che abbiamo realizzato le due o più formelle che dovranno completare un bordo o coprire una superficie, noi dobbiamo arrivare ad ottenere determinate misure e non è semplice con la realizzazione delle formelle perché è l'unione tra la misura della formella e la cornice. La cornice ci aiuterà a raggiungere la misura di quella superficie. E quindi tutto fa la scelta anche lì, la maglia bassa, perché la maglia bassa piuttosto che la mezz'alta, piuttosto che la alta, per quello, perché di traforo ne abbiamo già tanto in mezzo, avessi scelto di realizzare una cornice con la mezza o la maglia alta, avrei ottenuto una cornice comunque un po' aperta. E meno stabile di questa e non era di mio gradimento. Ho deciso poi, ho optato per la cucitura con le formelle a rovescio, quindi con i dritti combacianti vis-à-vis, e ho utilizzato la tecnica della ma mezza maglia bassa che andava a riprendermi. Che mi ha unito la mezza parte di maglia verso di me, le maglie più esterne della costa che mi risultava. Adesso poi quando vi farò il tutorial di questa mattonella mostrerò anche come ho cucito con l'uncinetto le due. Poi cosa ho fatto? Ho unito le due,
ho lavorato in un certo modo nello spigolo, io vado un po' occhio, vedo sempre come mi risultano quei punti, cercando di creare insomma una formella regolare più possibile con lo stesso numero di maglie da un lato e dall'altro. E quindi l'effetto che io ho ottenuto avendole unite con il colore utilizzato poi nella cornice, ho ottenuto questo motivo di colonnine verticali di un colore e dell'altro. Ma questo cosa mi ha permesso di ottenere anche? Di mettere in risalto le due formelle tenendole separate e evidenziando la loro altezza, quindi un ulteriore effetto tridimensionale. E lo stile delle formelle è dato anche proprio dal tipo di materiale, quindi un po' grossolano, un po' così impreciso. Ho scelto, grazie a quel manualetto che mi avete visto molte volte in mano, ho scelto questo motivo. Allora, adesso i colori sono quelli che vedete. Io disponevo di questi colori, in parte li avevo già utilizzati per altre cose che ho mandato, e quindi ho optato per questo fiore. Questa è stata la gestione dei colori. Allora, a parte questa, che ha il fiore, no, non è questa, aspettate, ce n'è un'altra che adesso però troviamo. E quindi mi sono data delle regole, perché questa farà parte di una collezione, e quindi quando verranno esposte vicino queste cose, sarà una collezione coerente, perché avremo lo stesso motivo, avremo le cornici alte uguali, perché i fiori sono gli stessi, i fondi, la mattonella è quella, però anche il fiore si mostra con una certa coerenza, quindi ho disposto nella parte centrale il colore più chiaro rispetto al resto del petalo, tranne in un caso. Quindi queste andranno appaiate, questa, no, dov'è? Sì, questa sì, vedete? Quando le ripongo piegate con il dritto verso l'interno. Non si sa mai nella vita, eh? Quindi le ripongo così, le piego a coppie. Infatti questa stava dentro, così. Anche questo fa, eh? Anche e soprattutto quando ce le prepariamo. Questo è un progetto che le vedrà accoppiate, e quindi sono già insieme. Quando saranno da contare, quando ci sarà da preparare il lavoro, questo già agevolerà la persona che dovrà proseguire con il proprio lavoro. Vedete, anche in questo caso ho cercato di ottimizzare il quantitativo di filato. Eccolo. Consideriamo che qui abbiamo quante codine? 2, 4, 6, 8 codine solo per una mattonella. Non è roba da poco, cioè 8. Vabbè, questo poi si occupa di tutte e due, ma vedete come si combina bene quel tipo di cucitura in questo caso. Lavorare, creare mattonelle è un lavoro molto impegnativo, soprattutto e di più, proprio soprattutto per chi vuol smaltire delle giacenze che ha per casa e cerca di combinare natura di filati diversi, colori di vario genere, torsioni, che ve lo dica a fare. E non è semplice. Quando si dice si fa una coperta con gli avanzi, è la cosa più complicata che ci possa essere, perché dipende da quanti avanzi, da che tipo di avanzi, la natura di tutto, le dimensioni, come lo sviluppo, quali le cornici, lo faccio a righe, lo faccio a formelle, lo faccio un po' a cerchi, a quadrati. Ecco, non è semplice. Se noi vogliamo realizzare una tovaglia, una sovraccoperta, una tenda, un cuscino, uno scaldotto con formelle e fare un bel lavoro, scegliamoci prima di tutto il filato che ci piace proprio tanto, che noi vorremmo toccare, che sappiamo già che ci potrebbe dare agio, e poi studiamoci le formelle.
Lo scegliamo sulla carta, ecco, prima di acquistarlo noi decidiamo quale filato, se magari lo conosciamo già, e comunque adesso troviamo i dati di tutto, quante, che resa hanno, certo poi influisce anche la nostra mano, però insomma notizie riguardo alla resa dei filati le troviamo da Laverly in poi, insomma, e poi chiedendo anche alle amiche di gruppi di Facebook, chiedendo anche agli youtuber che già molto hanno fatto, insomma io vedo per lo più le persone che seguo sono tutte molto disponibili, molto gentili, e quindi un aiuto anche in quel senso sono disponibili a darlo. Certo non delle consulenze tipo fammi un progetto che lo copio, perché gli diventa un po' sfacciata la cosa, vero? È un lavoro, quindi magari se avete piacere con un youtuber vi progetti un qualcosa perché lo stimate, perché lo volete sostenere, ecco, vi mettete d'accordo per un compenso, perché mi sembra più che giusto. Non è che gli youtuber sono lì perché non c'è niente da fare, e siccome magari già monetizzano e allora anche troppo, vabbè no, cerchiamo di rispettare il lavoro e le attitudini di tutti, anche quello può essere un modo per sostenere una persona che ci piace tanto, quello di commissionargli un progetto o di farsi fare una consulenza, cosa che magari in tanti già facciamo con gli operatori di commercio, con i negozianti e con e chi gestisce e-commerce. Però ecco, è una cosa che noi possiamo fare anche nei confronti di chi ci segue. Quindi magari ecco, io vedo a volte dei modi veramente poco gentili di chiedere le cose, e non è, però certo ho capito che è un luogo frequentato da chiunque, le persone poco civili ci sono, vabbè. Però ecco, cerchiamo di ricordarci che per favore, grazie, sempre, e poi di non pretendere di non pretendere quello che non è giusto pretendere. A volte ci rimango male io quando leggo certi commenti, ma poveraccio, ma pensa a te come viene approcciato, mi dai questo, mi dai quell'altro, anche tuo fratello, tua sorella, mai. Però succede, però a volte uno non ci fa caso, è tutto dato per scontato, no, non ci sono certi sconti, insomma. E il progetto di un golf, il progetto di una coperta, insomma, è un lavorone, Ecco, quindi già ci sono persone che vi danno perché io partecipo, beneficio pure io, dei tutorial veramente meravigliosi, ben fatti, dove ci vuole tanto tempo, ve li fanno anche con le musichette, con le sigle, con i tagli, da me beccate tutto, beccate la mia crescita, beccate la mia faccia, beccate le mie nuche, sbraitare, insomma, i rumori, le interruzioni, mi dimentico di continuare un tutorial, insomma, vabbè, no, tutorial magari no, però i video sì. Ecco, e quindi cerchiamo di essere buoni tra di noi, tra tutti. Allora, però ecco, dicevo, pensiamo a un materiale, ci piace un materiale, vorremmo fare un qualcosa con quel materiale, allora pensiamo bene alle caratteristiche che ha, come l'abbiamo visto impiegare, come ci è piaciuto quando l'hanno impiegato, e poi andiamo a cercarci o a farci bel foglio a quadretti, no? Ecco, il nostro progetto, considerando tutto in anticipo, anche come andare ad unire le mattonelle tra loro, se saranno mattonelle, consideriamo che preparare un progetto a più pezzi non vuol dire necessariamente partire con una mattonella e usare solo quella, ci sono dei patchwork veri e propri dove magari la parte centrale è data da tante mattonelle della stessa tipologia dove variano i colori, e poi da cornici rettangolari torno tipo Logaben. Possiamo fare delle formelle molto grandi dove poi ci sono dei sottomultipli che ne compongono alcune monocromatiche, insomma è veramente un lavoro molto bello quello di progettare un qualcosa di quel genere lì per la nostra casa o per farne dono. Ricordiamoci sempre che i momenti migliori per progettare queste cose sono quando ci sono delle buone offerte, perché serve un sacco di materiale, ma di farlo onestamente, perché servono, magari avete in mente tanti colori e non tutti sono in assortimento, però anche quando non tutti i colori che noi vogliamo sono in assortimento o ne troviamo una parte,
quello potrebbe essere un bel esercizio, uno stimolo dove magari impieghiamo un po' di creatività, e quello ci fa evolvere tecnicamente e anche col nostro gusto. Allora, io insomma sono andata avanti con queste formelle. Aspettate che metto come va messo, perché meno si sciagattano e meglio è. Ecco anche questo. Allora, a un certo punto mi sono trovata con degli avanzi, cioè ho gestito la cosa in modo da avere più, cioè avere la sicurezza di comporne alcune, vedete queste, precise, e poi ho lasciato gli altri colori e ho detto va bene, dove arrivo metto il punto. A un certo punto mi sono terminata un colore, non so se si nota, e ho proseguito con un altro che ne avevo mica tanto, perché considerate che adesso aspettate che vedo di tirarvelo su, ecco, fra tutto io ho avanzato solo questo, i gomitolini erano da 50 grammi. Allora, a un certo punto ho deciso insomma come disporre, sono andata un po' a tentoni perché sono arrivata proprio agli sgoccioli, di rosa non ne ho proprio più, e quindi ho deciso insomma, me la sono giocata così, avevo ancora molto celeste, infatti poi questo è il proseguo, e ho fatto questa cosa qua, questo ensemble, quindi queste andranno insieme. Quindi queste due cornici non mi dispiacciono, il fatto di aver creato questo angolino di un altro colore non mi dispiace manco lui, perché la vedo bene con questo insieme, e quindi ho ottimizzato. Quindi considerate anche questo, oddio non ce la fa a finire tutta la cornice, a seconda del motivo che avete scelto, è come in questo caso è come aver utilizzato un colore stonalizzato, a un certo punto era azzurro e poi è partito il rosa. Non lo trovo disordinato. Ho preferito orientarmi l'angolo verso l'interno, l'angolo chiaro, perché avrei potuto, è un quadrato, quindi avrei potuto ruotare la mattonella, invece me la sono voluta giocare così. Anche qui non abbandoniamoci alla casualità, ragioniamo sugli effetti, perché un angolo orientato in un modo dà un effetto, l'angolo orientato in un altro ne dà uno che magari non ci piace o stona o rende caotica la cosa. Ecco questa e l'altra, poi questi piccoli scalini di unione del giro quando si cuce, ecco, a seconda di quello che andiamo ad assemblare anche lì metteremo meno in evidenza certi particolari, e quando si cuce si va a correggere il tiro, che è inevitabile insomma, poi più il filato è grosso più si notano certe cose, certi accadimenti. Questo è il rovescio, qua dietro ho fermato i fili, vedete che ci sono comunque degli sbaruffetti, è inevitabile, ci sarà una fine prima o poi, io l'ho veramente fermata tanto con la colla Gutermann. Ecco, tutto questo poi noi lo andiamo a pettinare sul il retro delle formelle, lo facciamo asciugare, la colla Gutermann è una colla per tessuti, questo ci aiuterà nel tempo a garantire maggiore durata e stabilità delle nostre formelle. Con i colori che mi sono avanzati ho creato questa figlia unica sullo stesso stile delle altre, che potrà tornare utile alla persona che dovrà assemblare queste cose, che le ha messo Ela, e con l'altro celeste ho fatto questo, me le sono proprio inventate lì per lì, insomma, non è niente di complicato, però ecco, non mi dispiace, se poi magari a qualcuno fa piacere le potremo anche parlare, se poi me lo ricordo. Quindi cosa ho fatto? Ho replicato delle mattonelle con, ecco, che possono ricordare quella collezione, le ho fatte un po' quadrate, un po' rotonde, perché? È perché con gli spazi si allarga la figura, i picco sono di rifinitura e possono aiutare nel momento in cui c'è da cucire la formella, e tutto fa effetto e si risparmia filato. Ecco, questa è senza i picco perché non mi sarebbe bastato, però anche lui
può contribuire, insomma, alla creazione di qualcosa, né? Ecco qua. Quindi fino all'ultima goccia ho gestito i miei avanzini con un cicinin, cicinin, cicinin di bianco. Ho fatto la parte centrale, non ne ho proprio più, neanche un centimetro. Ho buttato via le codine. Quando dico che tutto fa, se noi abbiamo, ecco, magari questo diventerà tutta una composizione su un cuscino, su un qualcosa, abbiamo il richiamo degli stessi, vedete, si vede bene, il richiamo degli stessi colori, vedete? Abbiamo il richiamo degli stessi colori e questo ci aiuta nella composizione. Quel cicinin ha un suo perché all'interno di questa formella che può ricordare quasi un fiore a sua volta, un timone a ruota. Poi ci voglio andare al mare, voglio andare al mare, voglio andare al mare. Ecco qua, è una collezione di con una tonalità piuttosto, non mi viene il termine, quella lì no, l'avete capita, e quindi ecco perché i fiori, perché queste cose qua. Bene, spero di esservi state utili, poi ne continueremo a parlare. Adesso vado avanti con lo sciallino che vi insegnerò a realizzare con il linette o con quello che avrete, ma io lo adoro col linette. L'avevo già realizzata una cosa quasi praticamente uguale, qualcosina, e con un lino, cotone e seta ed un capo di lino naturale grezzo, un arancione smorzato e un lino che è grigio verde, come è il lino naturale grezzo, insomma tende da quelle parti al grigio verde. Vi auguro un buon pomeriggio, guardate che bel vocalone, ve l'ho già lasciato un one 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 one. E ci sentiremo magari in serata, se riesco a registrare qualcosa, che sto un po' così, sto aspettando una cosa.